Le regole di ITRAS-B creano un cerchio magico dove lasciarsi andare. Sono l'autorizzazione ufficiale a prendere il gioco del tutto sul serio. Durante la partita, tutti i giocatori avranno accesso a due mazzi di carte che li aiuteranno a portare avanti la storia. Le carte risoluzione servono a scoprire se i protagonisti riusciranno a portare a termine un compito o a superare una situazione incerta. Rispondono alla domanda: ce la farà il protagonista a... Le carte imprevisto servono a dare un'impronta surreale alla storia e rappresentano una sfida a interpretare, a improvvisare e a mettere in gioco tutte le stranezze di ITRAS-B. Un gioco di Ole Peder Jæver e Martin Bull Gudmundsen.